Dimmi, amore. Cosa fai? Hai fatto la pipì? Hai fatto la cacca? Hola bebés, come state? Benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, prima di andare avanti con il video, volevo salutare le tre personcine che hanno commentato di più nello scorso video e sono Daisy, Nadi e Anastasia. Vi mando un bacione enormissimo, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video basta che commentiate il più che potete sotto questo. Allora, oggi è un giorno felice ma un giorno anche triste perché... Aspettate che accendo un attimo le tue lampade. Te la sto accendendo, ok? Così vuoi un po' di mascia? E come vi stavo dicendo, è una giornata un po' così perché oggi è il giorno libero di Seba, ma è il suo ultimo giorno libero e da qui non ce l'avrà più fino a dopo settembre. Quindi lavorerà tutti i giorni e spero che riesca a prendere i giorni di paternità quando nascerà Baby Chew. Non lo so perché al suo lavoro, cioè, anche se sarebbe una cosa obbligatoria, in cucina non si può prendere, cioè non si possono prendere 10 giorni liberi a luglio, quindi ecco, non so come farò. Che poi se questo bambino non si gira io dovrò fare il cesario e non so come cavolo farò perché appunto i punti sicuramente faranno malissimo e tutto quanto e devo stare sia dietro un neonato che a Mati. E quindi oggi ci dovremmo godere questa giornata al massimo. E Sebastian si è svegliato presto stamattina ed è andato in palestra. Noi abbiamo fatto colazione, solo che mi ero scordata di caricare il tablet di Mati e quindi gli ho fatto vedere i cartoni con il mio telefono. E abbiamo mangiato, lui ha mangiato lo yogurt, no, due frutto l'ho mangiato lui, e io invece ho mangiato lo yogurt con i cereali e ho preso già le pasticche, quelle salivette della gravidanza. E niente, adesso mi metto a editare un video per voi, così ve lo faccio uscire. Ieri, in teoria per voi, non lo so, quella del Cheyenne Howell di Shane. E niente, aspettiamo Seba dopo. Ah sì, oggi andremo in piscina, che hanno aperto la piscina che andavamo l'anno scorso con i bimbi, mia sorella, così. E cercheremo di goderci questa giornata al massimo. Ora ho finito di editare il video per voi e adesso invece sto facendo un brodo per Mati e per Seba sto facendo un po' di pollo. Gli ho messo sul riso, ne ho messo un po' di più perché vorrei mangiare anche il riso, ma ancora non so qualche cosa. E niente, c'è Mati qua che mi rompe le porte. Questo uomo tatuato. Ora Mati ha finito di mangiare il suo brodino, sta facendo pasticci, ha avuto questo attacco che l'ha vomitata. A Seba ho fatto appunto il pollo che è già qui, il riso è già pronto, io mi sa che mi faccio tipo una frittata con un po' di tonno, lo so è un po' strano però mi va in botta. Sono le voglie strane della gravidanza, non lo so perché ma mi va un botto il riso con la frittata e il tonno. In effetti da sentire fa un po' schifo però mi va un botto, l'ho ripetuto 10.000 volte. E Sebastian, allora oggi, ok ce la posso fare, oggi volevamo andare in piscina ma in bicicletta. E Sebastian prima di andare in palestra mi ha messo a caricare la mia bici e dopo lui è andato a prendere la bicicletta di suo fratello perché Seba non ha la bici e quindi è andato, dopo che ha finito di fare palestra è andato da sua mamma a prendere la bicicletta di suo fratello e l'ho chiamato adesso e mi ha detto che sta partendo adesso con la bici e viene qua a casa. Io adesso vado a preparare le cose per la piscina. Sentite lui che urla. E così quando arriva Seba mettiamo tutto nel borsone, nello zaino e lo porta lui in bici perché io non so come farò neanche a guidare con la pancia. È enormissima. Spero di farcela. Perché poi tra l'altro non mi piace guidare quella da fratello di Sebastian perché sono quelle bici da corsa e sono tutte hai il coso dove ti siedi che è durissimo e sono tipo che vai verso il basso ed è scomodissima. L'avevo già utilizzata una volta che... L'anno scorso, mi sembra che era l'estate scorsa, che eravamo andati in bici a fare un giro e quindi devo per forza portare Mati con me, che pesa un sacco, e anche questo bimbo. Quindi niente, adesso devo andare a sistemare quelle cose per la piscina.
Allora, sto lasciando tutto pronto qua nel letto perché il borsone ce l'ha Sebastian, che mi sa che portiamo il borsone e quello della palestra, non ho capito bene. Io metto questo vestitino che lo metto sempre perché è stracomodo, molto carino e leggerissimo. Poi metto questo costume che spero di entrarci, se no ne cambio. E la crema solare, il doposole, due asciugamani, uno per me e uno per Siba. Poi c'è il mio cambio e il cambio di Sebastian. Poi per la piscina non so se mette quelli lì, ancora non lo so. E invece... qua che Mati sta facendo pasticci e gli ho messo il suo questo qua fasciatoio portatile dove ci sono i pannolini, le salviette, la cremina e tutto quanto, e poi gli ho messo il suo asciugamano di Spider-Man, due pannolini, quelli per la piscina, questa qui per stare in acqua, e poi gli ho messo un cambio. E poi adesso invece che ho fatto la cacca gli metto questo pannolino qui che è molto leggero, questa magliettina qui che c'è scritto tipo sono bello come il sole, bello come il sole, e poi gli metto sempre questo costumino perché non so, mi piace da morire, ne ho altri, so che questo mi piace un botto, quindi sta. E poi gli metto il cappellino, quello grigio che metto sempre quando andiamo, quando usciamo, ecco. Mati, adesso metti a posto i giochi che dobbiamo cambiare il pannolino? Eh? Metti a posto i giochi? Come no? Quello. Quello? È un cestello quello, secondo me. Sì. Vieni con la mamma che cambiamo il pannolino. Hai fatto la cacca? Hai fatto la cacca? Sì, è vero che l'hai fatta. Dai, vieni. Vieni che ci cambiamo. Vieni. Vieni con la mamma. Eccolo qua, il mio pupo. Ieri è caduto. Se non so se riuscite a vedere quel verde lì. Perché sta sempre buono questo bimbo, vero? Ecco perché cade. Comunque gli ho già vestito, gli ho messo il costumino e la canottiera. Ora sei pronto? Andiamo, amore mio. Andiamo, Pippo. Guardi. No. Sì, non si vede. Guardi. Me l'hai distrutto. Adesso mangiamo. Come vi ho detto prima, ora lui. Guarda, registro, guarda qui. Ciao, Matti, voglio mangiare. Guarda come urla, fammi uno spazio, papà. Dov'è? È qua. No. Quando ci sembra, lui vuole sempre mangiare con lui, anche se lui ha già mangiato. Ehi, uomo tatuato. Matti che ascolta la musica. Ciccione. Ok, alla fine ho deciso di mettere questo costume verde fluo, che in realtà è verde fluo, e niente, è molto carino. Si può legare qui. Ora cosa c'è? Che Sebastian è andato a pulire le scale e lui voleva andare con lui. Buongiorno. C'è il mio topino che sta pulendo le scale perché qui ci sono un sacco di pini che tra l'altro questi tre, uno, due e tre, li dovrebbero tagliare solamente perché, allora, perché sono pericolosi, perché sono li ha proprio piantati il proprietario di questa casa e potrebbero cadere, ecco, quindi li vogliono tagliare. Solamente che adesso è arrivata l'estate, ci sono tutti i nidi degli uccelli, delle colombe, non so quello che è, e quindi ci sono quelli che amano la natura che non vogliono tagliarli finché non arriva l'inverno, quindi ad ottobre in teoria, da quel che ho capito. Solamente che questi cosi buttano un sacco di quelle cosine lì per terra, di non so se vedete quei cosi neri, e quindi io dovrei pulire le scale proprio ogni giorno ed è un parto. E poi inoltre cade anche la pecce, Sebastian metto che si chiama pecce, non so se lo conoscete anche voi così, e si appiccica, cioè quando sali sulle scale sembra che hai buttato tipo della Coca-Cola per terra ed è orribile. Quindi se adesso sto pulendo. Ok, vestitino messo, sto aspettando Sebastian che si sta facendo la doccia per andare in piscina. Sì, lui è bravissimo, è perfetto in tutto, ma si fa troppe docce. E poi mi fa, sono sudato, ma adesso andiamo in bici, ci sono 37 gradi, suderà e andiamo in piscina. Va bene.
E niente, adesso lo devo aspettare. E Mattia sonno, quindi secondo me si addormenterà in bici. Infatti c'ho un cuscinetto che avevamo comprato l'anno scorso, così lui si addormenta lì sulla bici. E poi niente, andiamo in piscina. Spero che non piova, ecco, perché avevano messo quel meteo che pioveva verso le 6. Però adesso, cioè, non vedo nessuna nuvola. Speriamo di essere fortunati. Si parte, vediamo se non cado. Siamo sgonfiando la bici. Aveva le ruote sgonfissime. Siamo arrivati dalla mamma di Seba. Comunque alla fine Mattia non si è addormentato. Arrivati. Ogni volta che vengo in questa piscina perdo il telefono. Avevo lasciato il telefono di fuori nella bici e sul cestello. Meno male che mi sono ricordata. Grazie a voi che dovevo registrarvi. Comunque siamo arrivati. Abbiamo preso qualcosa da bere, delle patatine, e adesso entriamo in piscina. Ok, Mati è pronto, gli ho messo il casino in testa e la crema solare, pannolino a posto e gli ho rimesso il costumino. Ora invece mi tolgo io questo vestito, poi entriamo in piscina. Sebbè è andato a gonfiare i cosi per la braccia, che mi scordo sempre come si chiamano, quelli dai comunque. E niente, adesso sto bevendo un po' di tè. Troppo gli cade, madonna. Ah, lui è un pesciolino proprio. Arriva papà a prenderti. Sta bevendo tanto di quell'acqua che ormai non ce n'è più in piscina. Speriamo che impari da solo, che comunque deve tenere la testa in su. Ovviamente gli diamo un'occhiata. Oh oh oh. Però deve imparare che deve tenere la testa in su, che deve chiudere la bocca. Per fare il bagno a casa deve... Sì, sì, deve avere la vasca lui. Siamo usciti dall'acqua perché, come avete visto, Mati si è addormentato. Ora però si è risvegliato e mi ha preso le patatine, te l'avevo detto. E niente, adesso vi faccio far merenda con queste patatine. Mi dai da mangiare. No, non si riesce a vedere. Si è messo tutto qua a destra. Una palla. E il mio poetito si è addormentato di nuovo. Ok, siamo già usciti appunto dalla piscina. C'è Mati che si è addormentato qui. E io mi sono messa una maglia con i pantaloncini e le ciabatte, come prima. Avevo detto: Sebastian, muore, ti prendo il cambio. Gliel'avevo anche preparato. Mi sto screpolando tutto qua. Gliel'avevo anche preparato sul letto. Io ho detto: no, tranquilla, no, faccio io da solo. E niente, adesso che dobbiamo andare via, dice: cavolo, perché non ho preso il cambio? Perché è tutto bagnato lui. E poi alla fine abbiamo deciso che rimaniamo a mangiare in pizzeria dalla mamma di Seba. Così almeno a casa non dobbiamo cucinare. Non so che cosa mangeremo ancora. Però sì, rimaniamo lì. Dopo Seba ha detto che prende la moto e va un attimo a casa, che prende le... Si cambia, si farà la doccia sicuramente. Si cambierà e poi verrà. Sicuramente mi porterà qualcosina di più pesante, perché io ho portato solamente questo qua. E porterà magari una tutina per Mati, perché la felpa gliel'ho presa ma la tutina per sotto no. Il mio pulcino che dorme. Il mio Spider-Man. Sentite qua. Siamo partiti e abbiamo fatto una corsa. Ho lasciato Mati di là in pizzeria che dormiva e non avevo nessun posto dove lasciare la mia bici elettrica di là dalla mamma di Sebastian, quindi sono venuta di corsa a casa con Seba che mi seguiva in moto, così adesso ci cambiamo, prendiamo un cambio per Mati e andiamo in macchina. Cioè, sta proprio, sembrava che stesse per finire il mondo. C'erano tutte le macchine e bici che correvano.
meno male che la mia bici è elettrica. E quindi ho fatto proprio veloce, veloce, veloce. Sono pronta però. Ok, sono pronta. Ho lasciato la magliettina così, c'è una felpa, il cambio di Mati, le calicche che abbiamo portato Mati. E poi ho messo questi leggings della gravidanza e le Vans. La porta, ok. Adesso Seba, sì, se si muove, andiamo via. Ok, comunque finalmente le scale non sono appiccicose. Speriamo che duri. Il vento ha smesso, non c'è più vento, è uscito un po' il sole, però è comunque abbastanza freschino. Adesso vediamo se Mati si è svegliato oppure dorme ancora. Comunque, sono tanto felice che andiamo a mangiare da mia suocera, perché c'è Seba questa volta. Io non so se capita a tutte, ma io mi vergogno un botto di dare fastidio a mia suocera quando devo andare a mangiare. E da loro... E infatti io gli chiedo sempre tipo un panino con un wurstel che è già pronto oppure una pizza margherita. Io mi vergogno un botto, ci metto ore per andare a prendere coraggio e andare a chiedergli da mangiare. E non voglio dar fastidio, non so, mi vergogno un botto, però dice sì, vai, quindi chiederò a lui. Dai, andiamo. Ci metto un po' che stavo facendo da mangiare. Stavo mangiando, Mati ha preso un po' di carne di kebab, le patatine le abbiamo divise. Adesso lui sta qui mangiando. No, mangialo tu. Mangialo tu. Stiamo facendo una camminatina per il centro di Misano, che lui scappa, vuole correre. Beh, beh. Appena vedi che sono dietro di lui, corre più forte. Che faticaccia. Stiamo andando via, ho preso la valigia da mia cognata, che è quella che ho utilizzato anche per il parto con Mati, e finalmente sono, quindi presto registrerò il video della valigia del parto e del borsone per Baby 2. E niente, andiamo a casino. Siamo a casa, guardate il panciotto, pensiamo di chiudere il video oggi, ma invece no. Domani ho la visita per vedere se Baby Chew si è girato alle 8, quindi niente, non chiudo il video adesso, ma lo allunghiamo un altro pochettino e lo continuiamo domani. Adesso dobbiamo andare a fare la doccia tutti e tre. Te lo apro, dopo ti fai uno schifo. Ok, allora è il giorno dopo, sono le 7:39. Mia cognata ha detto che mi veniva a prendere verso le 7:30, verso quest'ora. Quindi la siamo già pronti, svegli. Mi devo... Ah, mi bruciano un sacco gli occhi dal sonno. Mi devo ripigliare. Ho già messo a posto qui la cartellina col portafoglio, la mascherina. E niente, adesso aspettiamo che arrivi mia cognata per andare al consultorio. Andiamo. Ok, sono arrivata in consultorio, sono alle 8:03 e sto entrando. Auguratevi buona fortuna, vabbè, ormai sarà già passato, però. Ok, sono in ascensore. Oddio, oggi faccio 9 mesi. 9 mesi. Che paura. Allora, sono dentro, tolgo un attimo la mascherina così mi sentite. La mia ginecologa ha il Covid, quindi adesso mi visiterà un'altra dottoressa, un ginecologa. Speriamo bene, iniziamo male. Vediamo. E mo ti faccio vedere bene le immagini, magari. La testa?
Questo è il cuore. Questa è una testa. Si è girato allora. Oddio. Testa in giù. Oh, grazie. Guarda come gira. Guarda come ruota. Vedi? Sì. E track. Presentazione cefalica. Oh, che bello. Ah, oh, che bello, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ah, che felicità, che felicità. Che bravo il mio pulcino. Sono entrata qua perché c'è il mio bimbo nel parco, mia cognata e la bimba. Andiamo a cascina. Ok, siamo arrivati a casa e prima di uscire si chiama Pela Verde, questo piccolo centro commerciale che c'è lì a Riccione, e c'era un negozio che si chiama Teddy, dove ho trovato questi cosini qui, e venivano 2 euro e ce ne sono 6, sono quei cosini per fare i ghiaccioli appunto, e i colori sono stracarini, sono tipo colori pastello, e ora farò dei ghiaccioli con il tè alla pesca. Aspetta, aspetta. Allora, l'ho lavato, asciugato e ora ci mettiamo un po' di tè. Ok, vediamo un po'. Non lo riempiamo tutto, che paura che... Aspetta, aspetta! Ah! Fai fare 1000 pasticci. Allora, ok, ora ci mettiamo i paletti, non te lo faccio fare te perché te fai un pasticcio. Ok, ok, sono quelle rosa, ok, e quelle bianche, attento che cadi. Eccoci qua, pronti. Ok, sono venuti così. Semmai ve lo faccio vedere nelle storie e di Instagram come sono venuti. Dopo li mangiamo oggi pomeriggio con Mati. Cosa ti volevo dire? Ah sì, sono stra felice perché appunto, non so se avete già capito, ma Baby Chew si è girato finalmente. Ora spero che non si rigiri di nuovo. Mi hanno detto che è improbabile. Spero di non essere così sfigata. E niente, sono tanto 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 felice che in teoria dovrei fare un parto naturale, e niente, ora chiuderò il vlog perché spero che non sia venuto troppo lungo, e sono le 10:07, ora io e Mati mi sa che ci guardiamo un film, io edito questo video che dovrei farvelo uscire oggi stesso, e niente, io spero tanto che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti nel mio Instagram che ve lo lascio qui e anche giù nell'info box.